La mattina il Signore mi mette nel cuore, mi ha messo nel cuore, mi mette nel cuore di accelerare ogni giorno, perché intorno c'è un coinvolgimento diabolico da tutte le parti e ogni giorno vediamo affollati i telegiornali, le televisioni con notizie che fanno tremare il mondo e quando guardiamo nella parola del Signore che cosa vediamo? Che i tempi sono i segni dei tempi del ritorno del Signore e noi credenti dobbiamo alzare il capo, dice il Signore. Cioè, che vuol dire alzare il capo? Quando stiamo poggiati sul cuscino così che dormiamo. Quando incominciamo a svegliarci, alziamo il capo per vedere che succede. E quando sentiamo un rumore, quando sentiamo agitazioni, quando sentiamo che le mura tremano, allora cominciamo a alzare il capo: Che è successo? A volte sentiamo gente che sta in mezzo alla strada la notte perché ha sentito 4-5 gradi della scala Mercalli un terremoto. Uh, alzano il capo, tutti corrono. Il Signore ci chiama pure a noi come credenti. Mentre vediamo queste cose ogni giorno con notizie spaventose che il diavolo sta operando nella mente degli uomini, le menti di Cristo devono, dobbiamo insieme operare in un'altra direzione. Continuare, continuare, pressare ogni giorno per portare avanti la missione che Dio ha affidato alla Chiesa, a ogni credente. Ogni soldato, ognuno che si è arruolato nell'esercito divino, deve guardarsi intorno e vedere che è tempo di alzare il capo. E lo dobbiamo fare se non lo facciamo noi cristiani. Chi lo può fare al posto nostro? Perciò ogni minuto che passa è un'occasione che noi dobbiamo prendere e farla diventare nostra per dire Signore. Prima che sia troppo tardi, fammi fare quella parte che tu hai assegnato a me. Voglio leggere qualcosa insieme con voi e poi non mancherà di pregare il Signore perché la preghiera è importante. Noi, dall'impressione che molte volte parliamo col Signore, parliamo, poi sembra che ci siamo anche dimenticati cosa abbiamo chiesto. Ma c'è una cosa importante, che poi vediamo le risposte a catena e ci chiediamo: Oh, Signore, ma tu. Hai risposto e lo Spirito Santo ci ricorda, tu me l'avevi chiesto, tu più volte mi hai parlato di questo, più volte ti hai espresso, più volte, vedete, stare col Signore non vuol dire mettersi in ginocchio e stare lì con la testa piegata. Camminare col Signore possiamo restare svegli, nella macchina, dovunque siamo, facendo i servizi nella casa, dove ci troviamo possiamo restare in comunione col Signore. C'è un vecchio detto che tutti conosciamo, che usavano i credenti di altri tempi, ora et labora, cioè prega e lavora. Per loro nel campo mentre lavoravano, in quel tempo quando questo detto era in grande vigore, che cosa era? Era una comunione continua col Signore mentre lavoravano. E lo possiamo fare anche noi. È vero che siamo presi, abbiamo la mente occupata per tante cose, ma è vero che possiamo in momenti particolari farla diventare la preghiera. Ebbene, non la vogliamo trascurare. Voglio leggere qualcosa insieme con voi, così come lo Spirito Santo mi mette nel cuore e condividerlo con te, perché è importante sapere cosa dice la parola del Signore e avere queste... Piccole pillole di incoraggiamento che ci danno un po' di risorse in più per camminare avanti. Gesù, prima di andare al cielo nel, nell'Evangelo di Matteo, eh, capitolo 28, si esprime così: con i suoi. E, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Una certezza così profonda in queste persone che ascoltavano mentre Gesù parlava, che lasciarono tutto e cominciarono ad invadere le aree dove si trovavano. Non prendevano più pace, erano persone piene di pace, la pace che sopravanza ogni intelligenza. La pace di Gesù Cristo che è pura, dà tranquillità, dà certezza, fermezza, tranquillità assoluta, ma voglio dire non prendevano più pace perché ogni giorno pressavano nella direzione di portare a destinazione il mandato che Gesù gli aveva dato. E Gesù gli aveva detto in Atti 1.8, sono alcuni passaggi molto importanti da leggere. Atti 1.8, Gesù poi gli aveva detto anche, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni, e in Gerusalemme, e in tutta la Giudea, e Samaria, e fino all'estremità della terra. Un respiro, adesso abbiamo il Signore con noi. Ci appare dovunque. Abbiamo bisogno, perché Gesù quando parlò e diede questi insegnamenti era già risorto, aveva detto che era con loro e compariva spesso nell'arco dei 40 giorni per confermare che era veramente risuscitato. Resto 40 giorni per confermare tutti, per dire non è che il 41esimo giorno andiamo in giro a dire che è risuscitato e siamo. Che ci dobbiamo chiedere null'altro, ma è vero, ma non è che abbiamo visto un'altra cosa. E dopo che ricevettero lo Spirito Santo, quel potere divino, compresero bene che la presenza di Gesù nella loro vita era l'effusione dello Spirito di Gesù, lo Spirito Santo. E allora presero coscienza. Che la Sua presenza non era che lo dovevano trovare qua e là per friggere un po' di pesce o mangiare sulla spiaggia o sulla via di Emmaus, presero coscienza che c'era la presenza di Gesù nella loro vita, la sentivano, era parte di loro, faceva parte della loro vita, faceva parte di quell'intima comunione con Lui, la Sua presenza, la Sua voce era costantemente dentro, e si misero all'opera. Prima di questo però, questa mattina quando mi sono alzato e molti di voi hanno ricevuto, mi veniva un verso molto importante, che è un verso che voglio leggere insieme con voi. Che Gesù di? Perché lo voglio leggere? Perché molte volte noi quando annunciamo l'Evangelo, da liberazione diciamo che cambia tutto è vero che cambia tutto ma è vero che non è scritto da nessuna parte che diminuiscono le difficoltà le affrontiamo in un modo diverso grazie al Signore è vero che il popolo di Israele quando partì dall'Egitto Dio si fece garante di portarli a destinazione ma non è vero che tutto filò liscio perché quando arrivarono davanti al mare l'ostacolo c'era, avevano bisogno di, un, di una mano potente, avevano bisogno dell'intervento di Dio, perché il mare era mare, e era una grossa difficoltà, era una difficoltà insormontabile e tutto questo ci fa comprendere che cosa, ci fa comprendere che camminare con Dio speciale ma non possiamo dormirci sopra eh, diceva il pastore precedente a me un caro fratello che amava Dio veramente sì non aveva grandi studi ma amava il Signore come non abbiamo noi grandi studi la quinta elementare per i tempi nostri era già il massimo che potevamo avere e grazie a Dio per quello diceva in cielo non si va con la carrozza. Andare in ciele è una cosa seria, una cosa bella, ma bisogna ogni giorno proseguire. Ma infatti Gesù ce l'ha detto e mi metteva nel cuore questa mattina, nel mondo avrete tribolazioni. Si trova in Giovanni capitolo 16, verso la seconda parte del verso 33. Dice. Nel mondo avrete tribolazioni. Questa parola tribolazione mi risaltava alla mente e te la voglio leggere perché mi sono segnato che cosa dice questa parola. E c'era così bene scritta, no? Nel mondo avete tribolazioni. Questa parola tribolazione è pressione, oppressione. Stress, angustie, tribolazione già in sé, avversità, afflizione, pressione, spremuti, stressati. E poi c'era questa spiegazione in questa bella Bibbia che mi piace tanto, un poco come quando si macinano le olive, vi ricordate le olive che si macinano? con delle pietre che ci passano sopra, ebbene se non abbiamo in mente le olive, perché forse siamo in una zona dove non ci sono frantoi, c'è un'altra immagine che ci aiuta, come quando si pressa l'uva, questo lo conosciamo, ebbene se non abbiamo chiaro neppure questo, come quando si trita la carne, eh? io dicevo un po' di anni fa, le difficoltà mi hanno fatto passare come nel tritacarne, però non è uscita fuori una buona salsiccia, perché in realtà se non si passa così, non diventa mai soppersata o salsiccia. L'uva se non passa così non diventa mai vino. Le olive, se non passano così, non diventa mai olio. Ma Gesù poi chiude. Ma fatevi animo, cioè fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. E allora il mondo che vuol dire? Ha fatto il colpo di Stato come l'hanno fatto in Turchia? No, ha vinto le forze del mondo che non ci possono attaccare perché il potere divino è diventata la nostra protezione. Il suo potere riversato sui credenti non vengono attaccati, ci provano, ma siamo neutralizzati insieme con lui. Siamo stati neutralizzati dal suo potere. Infatti, i in nati di nuovo, quando abbiamo incontrato il Signore, non ci ha solo perdonato i peccati, ma ha spezzato la forza del peccato nella nostra vita. Perché da quel momento in poi molte delle cose che facevamo ci siamo accorti che ci, accorti che ci disgustavano, non ne trovavamo più il piacere di farlo, anzi lo guardavamo come un qualcosa passato e che ci faceva vergogna a parlare di alcune cose e a pensare... Come eravamo così ignoranti da restare lì? Mi ricordo subito dopo la mia conversione che ero abituato a fumare e a giocare a carte e c'era nel mio paese un, un bar che si chiamava La Grotta Azzurra, era veramente come una grotta e quando pensavo subito dopo la conversione come stavo la sera in quella grotta pieni di fumo. Con, per giocarci un caffè fino alle due di notte mi vergognavo di essere restato lì dentro e dicevo grazie signore ma come hai fatto a liberarmi non solo sembravo un tizzone che puzzavo di fumo ma l'aria che non respiravo per un caffè e dava l'impressione che quella era la cosa più importante cioè Dio ci dà anche la liberazione, liberazione da quella parte mondana che nella vita del credente ha preso radici profonde. Gesù spezza le catene, Gesù li rompe e lo trasferisce in un modo tanto chiaro: fatti animo, perché io ho vinto il mondo. Per avere questa forza, allora, cosa dobbiamo fare con tutte queste difficoltà che ci sono? E lui ce lo dice. Nel mondo avete tribolazioni. Il credente non ne ha di meno, ne ha di più. Allora non conviene darsi a Dio. Sì, conviene darsi a Dio. Ne ha di più perché deve mantenere il mondo fuori. Cioè non deve rientrare quello che facevi prima. Ricordati che Dio per non fare rientrare un'altra volta il suo popolo in Egitto, non lo fece andare per la via dei Filistei, perché se no se ne tornavano indietro. Lo portò in un'altra direzione, che sembrava strano, e la difficoltà aumentò. Però Dio, quando lo fece passare all'altra parte e incominciò a cantare vittoria, Qualcuno che tentinava non poteva più tornare indietro perché Dio gli aveva chiuso la strada. Il nemico aveva perso le forze, il potere dell'Egitto non poteva più rincorrerlo, non poteva più andargli dietro. Il potere del nemico ci prova, ma fatti animo perché lui ha vinto il mondo. Lui ti aiuta a mantenere il mondo fuori da te. Noi viviamo nel mondo ma non siamo del mondo e il mondo non può penetrare nella vita di un credente che cammina con il risorto Signore che ha ricevuto quel potere divino di continuare il cammino. C'è un'altra cosa che aumenta a differenza di chi non conosce il Signore, le insidie del nemico perché molte volte le sue insidie sono forti. Molte volte anche quelle regole religiose che ti formi nella mente li usa per schiavizzarti, che ti fa fare alcune cose che non sono necessarie, però te le impone a fare come se fosse che se non fai quello non sei gradito da Dio. Perciò bisogna mantenere un rapporto continuo per sentire cosa dice Dio, non cosa dice il nemico a nome di Dio, perché il nemico ha un'astuzia particolare. Con Gesù usava l'astuzia di presentargli le sue insidie come parola di Dio. Anche lì bisogna stare attento. E come facciamo a sapere? Quando abbiamo comunione col Signore, lo Spirito Santo ci dà il discernimento, stai attento. Questo viene dall'accusatore per metterti in difficoltà. Per me va bene come fai, perché io ti so guidare, ma attenzione. Un'altra cosa, per mantenere, perché ne abbiamo di più? Perché il credente deve mantenere una vita consacrata, se perdiamo la consacrazione, se perdiamo il nostro rapporto con il Signore, andiamo allo sbando, perché subito abbiamo delle cose che ci attirano, ci trasportano e ci portano fuori, anche... Quando siamo battezzati con lo Spirito Santo, quanti credenti, io spero che tutti manteniamo, ma se sei uno di quelli, torna al Signore. Quanti credenti battezzati nello Spirito Santo che erano un esempio nella Chiesa di come il Signore li benediceva così e si sono non mantenendo una vita consacrata sono usciti fuori. Non è che stanno meglio. No. Hanno peggio il Signore ci deve aiutare un'altra cosa che crea le difficoltà è per mantenere quella integrità che noi abbiamo bisogno il prodotto integro è così com'è se ci cominciamo ad aggiungere un po' di questo e un po' di quello e togliamo un po' di quello e mettiamo un po' di quello ha perso l'integrità per mantenere l'integrità che Dio richiede nella nostra vita anche quella è una di quelle cose che dice avrete tribolazione per sostenere. Allora dà l'impressione che per mantenere tutti questi fronti non sappiamo da che parte guardare, ma non è vero. Perché Gesù semplifica la strada dicendo che se noi siamo collegati con lui come il tralcio è legato alla vite noi portiamo frutto noi restiamo verdeggianti noi restiamo forti allora le difficoltà cosa che risposta gli diamo in questo giorno quando si presenta qualche difficoltà digli già io lo sapevo che tu arrivavi perché lo spirito santo ti avvisa ti fa comprendere quando cammini col signore ti fa comprendere che quella persona ti creerà qualche difficoltà, ti previene, ti anticipa, ti dà un'intuizione e quando ti arriva, non ti arriva all'improvviso perché i sensori si cominciano a drizzare un poco, come quando c'è un animale strano, il cane già comincia a sentire l'odore. E si cominciano a indirizzare i peli sul collo per vigilare, per muoversi. Lo Spirito Santo fa cose bellissime. Gesù ha detto nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, perché io ho vinto il mondo. Il segreto è di stare dietro a Gesù, camminare insieme, vivere il nostro rapporto continuo perché è lui, attraverso lo Spirito Santo, che ci dà una guida, ci dà uno spazio libero. Possiamo restare anche in una foresta che brucia, ma lui crea sempre uno spazio dove il fuoco non arriva, perché ci dà l'intuizione di sapere che vento tira e fare uno spazio in modo che quando il fuoco poi arriva noi restiamo liberi dall'essere coinvolti. Con Gesù è tutta un'altra cosa, i credenti lo sanno. Gesù non si è nascosto, Gesù è la persona che ha parlato più chiaro in questo mondo. Eh, mi ricordo un fratello che... Venne nella nostra chiesa e il Signore si serviva per scacciare spiriti immondi, guarigioni, c'era di tutto. E allora dicevano dialettalmente: Ma questo sarà un fattucchiere. E lui diceva dal pulpito: Io sono un fatti chiari, cioè spiego le cose. Come Dio. Gesù spiega le cose come sono, parla di fatti chiari, non ci nasconde che abbiamo tribolazioni e ce lo spiega nella sua parola, l'ho elencato che cosa sono, ma questo giorno dice a te e a me fatti animo, perché io ho vinto il mondo e con me sarai più che vincitore. Possiamo contare su di lui. Vogliamo andare a lui, vogliamo andare insieme. La forza del credente, la forza tua, la forza mia, la forza della Chiesa, della chiesa è di restare unite al Signore, mantenere costantemente un rapporto di comunione con il Signore, eh? anche se sembra come Giacobbe che dormiva sotto la scala ma li vedeva angeli che salivano e scendevano e che Dio continuava a manifestare il suo potere in protezione di Giacobbe. E infatti lo portò a destinazione. Le difficoltà non gli mancavano, non era un santo uomo, ma era nella linea del Messia. Anche noi lo siamo e stiamo parlando proprio del Messia, il grande vincitore vogliamo andare a lui ancora questa mattina. Tu avrai sicuramente qualche cosa che ti dà tribolazione. Ti voglio rileggere che cosa può essere questa tribolazione. Questo vuol dire che hai pressione, oppressione, stress, angustia, avversità, afflizione, pressione, spremuto, stress un poco come quando si macinano le olive, un poco quando si pressa l'uva, e un poco come quando si fa la carne tritata. Tu puoi trovarti in queste situazioni, ma ascolta cosa dice Gesù, ma fatti animo, fatti coraggio, io ho vinto il mondo e noi vogliamo andare insieme da colui che ha vinto e da vittoria a chi cammina con lui a chi si muove nella sua direzione, a chi lo invoca perché Egli è presente. Ogni volta che noi ci apriamo a Lui, Egli inietta nella nostra vita un potere nuovo, una forza nuova, un coraggio nuovo, una fiducia nuova. E per avere una misurazione, molte volte, sai cosa fa lo Spirito Santo? Dice, se hai qualcosa da lamentarti, guardati intorno e vedi quanti ce ne sono. Che non hanno neppure a chi rivolgersi, invece con me, io sono sempre con te. Te lo voglio rileggere cosa ha detto Gesù. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente, questa è una garanzia. Eh, quando fanno pubblicità di qualcosa dà l'impressione che quel prodotto sia il meglio, poi non è sempre così. Invece con Gesù è una garanzia. Io sono con voi, io sono con te fino alla fine dell'età presente, perciò fatti anima ancora in questo giorno perché io ho vinto il mondo. Lo ha detto Gesù Cristo risuscitato. Quando era in carne ha spiegato le cose che c'erano davanti. Sì, lui sta parlando anche qui alle difficoltà che dovevano avere. Di fronte alla religiosità che li circondava, ma non è solo quello, perché egli interviene in ogni parte delle difficoltà possono essere fisiche, spirituali, finanziarie, mentali, organizzative, qualsiasi genere. Egli è il potente Signore. Andiamo a Lui, o oh, quando mi piace andare al Signore, perché. La maggioranza delle volte, quando siamo sintonizzati con Lui, solo pensiamo e ci risponde. La sua parola dice: avverrà che prima che voi mi, mi domandate, io già vi ho risposto. Ma <ride> quanto è bello! Il credente lo sa molto bene perché molte volte hai solo pensato, non hai fatto neppure in tempo a pensare e hai visto la risposta. Dio è grande, vuole fare anche oggi così. Andiamo a lui. Gloria al Signore. Vieni insieme con me, andiamo al Signore. Signore ti ringraziamo che tu non ci prendi come il gatto nel sacco e ci trasporti presso di te. Tu ci dai con chiarezza il nostro avanzare insieme con te, ci prospetti anche le difficoltà che ci sono. Per non avere delle sorprese e noi ti ringraziamo, Signore, perché veramente tu ci esponi la verità di Dio in un modo bellissimo. Ma soprattutto ti ringraziamo per la garanzia della tua presenza che in questo momento sei insieme con noi mentre ci rivolgiamo a te per esporre le difficoltà di quanti, Signore, si trovano in questa situazione. Abbassa la tua mano potente su chi si sta rivolgendo a te in questo momento ed opera per la gloria del tuo nome, perché risalti da ogni cuore una nuova lode, un nuovo ringraziamento diretto a te per dirti grazie che ancora in questo giorno sei venuto a trovarmi lì dove sono, in mezzo alle mie mille difficoltà, per darmi una parola di incoraggiamento piena dell'unzione dello Spirito Santo che quando si abbassa su di te trasforma il tuo modo di pensare trasforma la, sua, la tua situazione perché egli ha vinto e ti vuole portare come vincitore vincitrice ancora in questo giorno ti vogliamo ringraziare Signore sì ti vogliamo ringraziare perché sappiamo che per un atto di fede tu sconvolgi il nostro modo di pensare, trasformi la situazione. È come Signore quando Mosè si trovò davanti all'acqua, quando solo la toccò, il fiume si divise. Oh, o quando, Giosuè quando solo la toccò, il fiume si divise. Signore perché ci sei tu? Grazie per questo fratello, per questa sorella che in questo giorno abbiamo potuto pregare insieme, perché tu ci hai spiegato con chiarezza che le difficoltà non mancheranno, ma con te non mancherà la vittoria. Che tu vuoi dare ad ognuno che canta vittoria insieme con te. Sì, Signore, ti ringraziamo, oh Dio onnipotente, grazie per Gesù. Gesù, grazie per lo Spirito Santo che trasferisci nelle nostre coscienze quell'odore, quel profumo e quella certezza di vittoria mentre camminiamo insieme con te. Ti ringraziamo, ti benediciamo e ti lodiamo. Amen, amen. E il Signore ti benedica e possa lo Spirito Santo avvolgerti in un modo potente, su, abbassarsi su di te. E trasformare la tua situazione, il tuo modo di pensare per darti una vittoria nuova con Gesù. Siamo sempre vincitori perché Egli è il vincitore per eccellenza. Dio ti benedica e Dio piacendo, ci vediamo domani mattina alle dieci e mezza da questo stesso locale per un culto di adorazione. Continua a camminare col Signore continua ad invocare la sua presenza non temere perché egli ti risponde se ritarda aspettalo perché egli è fedele dio ti benedica pace pace con Gesù siamo sempre vincitori giubiliamo